Stefano De Martino diventa imprenditore? L'ormai ex marito di Belén Rodríguez, recente inviato speciale dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, a quanto sembra metterà da parte, seppur momentaneamente, la sua carriera di ballerino. Stando ad indiscrezioni raccolte, il 29enne ex ballerino di Amici sta coltivando l'idea di un suo store multibrand che è intenzionato ad aprire prossimamente nel centro di Milano. La sua dovrebbe essere un'iniziativa imprenditoriale che va oltre il semplice negozio multimarca. Stefano De Martino ha infatti intenzione di realizzare, all'interno del punto vendita, anche uno spazio particolare dedicato a quanti come lui amano il mondo dei tatuaggi. Non si sa nulla ad oggi dei marchi che saranno venduti nel suo multistore. Circa i marchi che riempiranno il suo store multibrand al momento si sa poco, circolano voci ed indiscrezioni invece sull'attività legata ai tattoo. Da quel che trapela nelle intenzioni del noto ballerino, almeno una volta a settimana nel suo negozio sarà possibile soddisfare quanti vogliono tatuare sulla propria pelle immagini o scritte. Il tutto avverrà avvalendosi di un esperto professionista del settore che sarà a disposizione dei clienti anche per dare consigli e suggerimenti utili. Circa il suo futuro artistico, lo stesso Stefano De Martino ci tiene a rassicurare i suoi numerosi fans, confermando che la sua prima passione rimarrà sempre e comunque il ballo. Questa nuova idea imprenditoriale rappresenterà solo un distacco momentaneo da quella che è da sempre la sua principale attività e che lo ha portato alla notorietà. Da quando è diventato papà la sua vita è cambiata. Possiamo senz'altro dire che da quando è diventato papà del piccolo Santiago, frutto del suo matrimonio con la showgirl argentina Belén Rodríguez, Stefano ha altre prospettive e vede la vita in maniera diversa e più responsabile. Pertanto siamo sicuri che si dedicherà pienamente con grande entusiasmo anche a questo suo nuovo progetto che lo vede impegnato in veste di imprenditore. Ricordiamo brevemente che Stefano De Martino e Belén Rodríguez si sono legalmente separati il 24 gennaio 2017 quando hanno firmato un accordo giudiziario. Il cosiddetto divorzio breve presso il Tribunale di Milano. In base a tale accordo di natura consensuale, Stefano dovrà versare 1000 euro al mese alla sua ex moglie per il mantenimento del piccolo Santiago fino al compimento della sua maggiore età. Non ci rimane che augurare a Stefano De Martino un grande in bocca al lupo.